Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova serie di VR Italia dedicata ai walkthrough di titoli X. Abbiamo deciso di iniziare appunto questo nuovo format per dare un po' di varietà rispetto alle recensioni e rispetto ai walkthrough che vi porterà Showdown su Twitch, proprio per dare un po' di contenuti nuovi a prescindere dalle recensioni e dalle dirette. I titoli che faremo potete consigliarceli tranquillamente voi oppure li sceglierò io in base a come mi gira. Oggi mi girava di far Chronos perché lo tenevo d'occhio da un bel po', non ci ho mai giocato, è andato in sconto su Oculus Store, cosa che faceva raramente, e quindi ho detto perché non portarlo direttamente sul canale. Quindi vediamo com'è. Io l'avevo giusto iniziato 5 minuti per capire se funzionava o meno. A quanto pare funziona, il setup è tutto a posto, vediamo di cosa si tratta. Allora, qua, come vedete, si può scegliere maschio o femmina, Sword or Axe, e difficoltà. Direi che teniamo tutto di default e vediamo un po' cosa succede. Allora, il titolo è una sorta di action RPG in terza persona, da giocare col pad, story driven, con degli elementi un po' particolari. Vi lascio alla cutscene. Listen well. Tonight I speak to you. The tale of the scouring. Long past, world was different. Towers of metal and stone scraped the sky. People roamed free, never hid, never feared. Thousands of us. Tens of thousands, not like our tiny tribes. Then came the beasts, from inside one of the rusted places. Hunted us, drove us into the cracks and crevices. Came the beasts on orders, directed by the will of one. The dragon. Was him scoured our world, scours it still from where he hides. You're our bravest, young one. Smartest. Best. Once a year, in the darkest of the rusted places, the great stone wakes. Opens the way to the other world. When it does, you will go through. You will find the dragon. And you will kill it. Get thrown back out before the deed is done. You might. But you will use that year. Grow stronger, wiser, till the stone wakes again, and you keep going back, to your last breath, you keep going back, till the dragon dies, or you do. Introduzione elementare, ma come dire, di tutto rispetto, direi, elementare narrativamente, visivamente molto interessante. Molto interessante anche perché Chronos fa parte, si può dire, dei titoli di lancio di Oculus Rift. È uscito alla fine del 2016 insieme all'altro titolo di Gunfire Games che è Dead and Buried, tutt'altro genere. Poi loro hanno fatto anche From Other Suns, molto caruccio, di cui trovate la recensione sul sito. Non abbiamo fatto la video recensione di quella perché era uscito ancora quando non avevamo il canale. Visivamente molto interessante, comunque bella direzione artistica, bei tagli di inquadratura. Vediamo che cos'è il gioco, perché io davvero non ho. Press B to evade an attack. Ok. Perché io ho letto veramente poco e niente. Ho letto semplicemente che ha qualche cosa vicino a Dark Souls, però
È anche vero che negli ultimi anni qualunque gioco con una spada viene assimilato a Dark Souls per qualche motivo. Però vediamo, magari ci dà delle sorprese molto caruccio, molto caruccio. Ecco, roba assurda che accennavo prima, oggi su PC VR si vede pochissima roba del genere. Chiaramente un titolo via pad in terza persona, che mediamente non è apprezzato molto dal pubblico PC VR, come invece lo è su piattaforme Sony. Ricordiamo che Sony recentemente, o meglio, non così recentemente, però l'ultimo grande titolo, grande capolavoro di PlayStation VR è stato Astrobot, titolo via pad che mai arriverà su PC. Veramente molto bello visivamente. Ecco, su PC è uscito qualcosa ai tempi del rilascio di Oculus Rift 1, oggi si vede pochissimo, è arrivato MOSS, fortunatamente, che è un grande titolo, forse quello che ho apprezzato di più dell'anno scorso, però roba così non ce n'è più. Vediamo se ha qualcosa da dire anche in termini di gameplay. Oltre che di direzione artistica e tecnica. Andiamo in un altro posto, vediamo un po' come si... Allora, con X si attacca, Y si fa questa specie di parry. Con B si scivola, si fa il capriolone, con A non si fa nulla, con R2 si para, ok. Vediamo un po', a un certo punto immagino che arriveranno dei nemici. Questo cos'è? Axon Series Current User, ok, accesso negato. Niente. Non male che va in prima persona quando si passa sugli oggetti. Là c'è un faro. Effettivamente non è da tutto, è molto complesso fare un titolo in terza persona in realtà virtuale. Qua, a quanto pare non hanno scelto la via della camera mobile attaccata al personaggio, anche perché come dire, un sistema che spesso genera motion sickness, poi qualcuno è riuscito a gestirlo meglio, qualcuno è riuscito a far vomitare la gente. Questo mi sembra un buon... cos'è? A small key. Mi sembra un buon compromesso, mi sembra un buon compromesso molto simile per l'appunto a MOSS. Qua c'è una luce rossa, immagino sia chiuso. E non si può usare la chiave. E lì c'è una porta, vediamo un po' dove ci fa andare. Ecco, dicevo, i tagli, proprio i tagli di inquadratura, oltre a essere molto, come dire, suggestivi, funzionano bene. Funzionano veramente bene, lo stacco non si sente e fanno quello che deve fare un titolo in terza persona. Mentre ispeziono un oggetto, premi start. Ah, ok. Ok. Quindi con start in teoria c'hai tutti gli oggetti. Adesso abbiamo solo questo. Ok. E adesso mi farà entrare, immagino. Loading menu. Allora, mainframe. Mainframe offline. Nulla. Questo cos'è? Questi sono dei report. L'ultimo gruppo di candidati
Sembra aver essersi trovata meglio dell'altro. Il dottor Asgard raccomanda di tenerli sulle sedie di più di sé. Ok, va bene, queste sono. I sognatori, chi sono questi sognatori? Va bene, c'è un po' questa storia fumosa, ma non credo che scopriremo molto da qui. Allora, disabilità, ok, perfetto. Questo, teoricamente. Questo cos'è? Niente. Questo in teoria ha aperto quella porta lì, che era chiusa. L'illuminazione è veramente efficace. Veramente efficace. Ok, che ci sta qua? Allora, abbiamo due vie e iniziamo ad andare di qua. Attenzione. C'è un omino. C'è un omino che probabilmente dovrò. No. Ok. Ci sono oggetti, no? Non mi sembra ci sia nulla di illuminato. Ok, quei simboli lì magari mi servono a qualcosa. Vabbè, nel caso torniamo. Mi scoccia che non c'è un tasto invece per correre un pochino di più. Mi sembra un gioco che avrà del backtracking così a occhio. E quindi il muoversi un po' lento potrebbe dar fastidio, però. Amen. Questo, ok, qua ci devo mettere plausibilmente una tessera. Qua cosa c'è? Cosa abbiamo qua? Tosto, veramente tosto visivamente. Ricorda un po' Ashen, uno degli ultimi titoli di Annapurna. Ristrette d'aria. Quindi immagino che non si apra. Ricorda un po' anche Edge of Nowhere, titolo di Insomniac splendido, uno dei più belli del lancio di Oculus Rift, sempre in terza persona, un filo più action forse, credo, di questo, un po' più horror. Ma lo stile diciamo che è quello. Ecco, quello se non l'avete giocato recuperatelo assolutamente. Assolutamente grandissimo titolo. Sempre via pad, simile come impostazione a questo. E di quello dovremmo aver fatto la recensione, oltretutto, ma non la videorecensione perché era ancora ai tempi. Adesso provando a tornare a quella macchina lì che magari. Funziona? No. Ah, sì. Run System Diagnostic. Non funziona, inizializza. Attenzione. Ok. Eccezionale l'impatto estetico. Ok, quindi si passa a un nuovo livello, credo.
Il fatto che non abbiamo esplorato tutta quella parte là mi fa credere che forse è tutto un po' interconnesso. Ma speriamo. Comunque ci torneremo da quelle parti. Ah, un nemico, un nemico. Premi X per un attacco standard, tieni premuto X per un attacco pesante, ma pensa un po'. No. C'è un altro. Ma non posso bloccare la visuale. Ok. Allora, la narrativa così a occhio non mi sembra una roba particolarmente avvincente. Mi sembra un po' scolastica, un po' la solita roba da fantasy di questo tipo qui. Però lasciamoci stupire. Questo si apre? No. Immagino si vada giù di lì. Ah, il feeling pad alla mano è buono, in realtà. È buono, non è perfetto. Sembra comunque un po' scivolare sul pavimento lui. Non dà una soddisfazione incredibile muoverlo, però fa il suo lavoro. Questo lavoro è sicuramente. Questo cos'è? Una chiave? Ah, ok, è la fiaschetta praticamente. No, dicevo, Moss in questo caso fa un lavoro migliore, l'animazione della camminata è molto più efficace, il combattimento anche a occhio mi sembra più interessante. Puoi bloccare gli attacchi con RT, ok. Ah, e puoi fare un parry. Ma a me sembrava questo il parry, questo è Y, ma lui mi dice che lo faccio così. Vabbè, proviamo a farlo così. Allora, me lo porto qui. Vai? No, non mi sembra. Scusa, proviamo. Ah, ecco. Com'è possibile che il tutorial sia sbagliato? Ho letto male io? Sembrava dicesse proprio con RT. Boh. Interessante che si possa fare il parry. Questo che fa? Oh! No. No, 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 no. Brutto, infame. Quando hai poca vita usa. Ok. E la vita dove la vedo? Non c'è un add. Ok, qua c'è un po' di roba da vedere. Allora, curiamoci. Abbiamo le statistiche, come avevo letto, e appunto ha degli elementi RPG. Quindi saliremo di livello e dovremo tirar su. Classica, forza, agilità, arcano. Cos'è arcano? Sono abilità speciali. Ok, e vitalità. Va bene. Esperienza siamo 258, ancora qualche nemico e saliremo. Questo è il nostro equipaggiamento base. Insert Dragon Heart. Ah, ok, questo in teoria è la fiaschetta. Ne avevamo una. Ne avevamo uno, questo Trait Unlocks at Age of 14, 16. Ma che è? Interessante. Opzioni cosa abbiamo? I sottotitoli non ce li abbiamo, no. Amen. Controller layout, ok. Vediamo cosa ci sta qua sotto.
No, mi sembra un titolo interessante. Forse un po'. Per ora adesso abbiamo giocato pochi minuti. Può rischiare di essere un po' piattino. Ah, ok, posso bloccare allora. Sì. No, può rischiare di essere un po' piattino perché è molto bello visivamente, però mi sembra anche abbastanza modesto, non so come. Modesto da un punto di vista scenografico, nel senso che non particolarmente barocco, ecco. Una cosa che ha Moss e che ha soprattutto Astrobot è che ogni livello è un parco giochi, sostanzialmente. Ok, siamo saliti di livello. Quindi possiamo tirare su qualcosa. Io direi vitalità, dato che ci buttano giù molto facilmente. E forza ci porta 46. Agilità ci porta 48. Come mai? Forse perché abbiamo un'arma leggera? Plausibile. Allora io tiro su agilità. Bello sto taglio, bello, mi piace veramente molto quando ci si riesce a inventare delle inquadrature in un contesto di realtà virtuale. Non è una cosa facile, non è per niente facile trovare il compromesso giusto tra rendere comunque piacevole il muoversi in un quadro e trovare questa impostazione scenografica forte. Qua c'è qualcun altro, sì. Ok, qua sopra che c'è? Questa mi sa che si può aprire. Uno shortcut. Ah, uno shortcut che potrebbe portare alle scalette, esatto, sì. Sì, bella sta cosa. In questo è un po' Dark Souls, ma non facciamo i soliti paragoni da 4 soldi. Ok, qua si sale di qua. No, è chiuso. Cosa abbiamo qui? Questo, ah ok. Con questo apriamo col. Cosa è successo? Un'entrata segreta, si può andare, ma in che modo si può prendere la torcia? Dunque si va di qua, a quanto pare no. Poi chiuso, è strano che non ci sia la possibilità di utilizzare una torcia. Torniamo giù. Plausibilmente si è aperto. Ah no. No, credo sia l'input della scala. Ah, forse. Ah, si è spento il fuoco che avevamo qua prima. Allora, questi qua a distanza sono infami. Qua non c'è nulla. Ecco, gli altri nemici mi sembrano. Sono solo questi. Allora, quello che abbiamo visto all'inizio dietro la vetrata mi sembrava molto diverso. Allora. E io vita plausibilmente. Ah, però sono salito di livello, quindi potrei aver. No. No, strana questa cosa. Di solito in questo tipo di giochi, quando si sale di livello, ti ridà la vita. Però, amen. Dunque, 51, 49, arcano non posso.
Ah, ne avevo due addirittura. Allora faccio sempre uno e due. Quindi ogni volta ne da due, bene. No, no, che è successo? Vabbè. Facciamo finta di niente. Dove rinasco? Dove rinasco? Non dirmi dall'inizio. E invece. Ma dai. Ok, ma gli anfitrite. Molto interessante. After you collect dice, all dragon hearts in your inventory for recharge. Questa è una meccanica interessante, questa a quanto pare è una meccanica centrale di Kronos. Allora, chiaramente i shortcut li terrà aperti. Questo è interessante, quindi vuol dire che se moriamo 100 volte, plausibilmente il personaggio muore per sempre, potrebbe esserci il permadeath. Potrebbe esserci il permadeath. Questa cosa dell'arcano non mi è ancora chiarissima, però la scopriremo, immagino, tra qualche morte. Questi sono veramente cattivi. Ma io ero morto qua prima, no? No, ero morto più avanti. Ero morto qua. Non è semplicissimo. Porca miseria. Ah, pure. Però lui ha smesso di attaccarmi perché si è buggato, perché ovviamente il sistema. Sembra abbastanza punitivo. Allora, qua c'è una porta, lì si esce. Vediamo un po' cosa c'è qua. Ok, qua potrebbe esserci un oggetto, Xbox. Allora, questa scatola è adornata con intricate immagini di draghi. Un contenitore da questo. Vabbè, deve contenere qualcosa. Però, cosa faccio? Me lo devo aprire io. Attiva. Ok, cos'è? Ah, ok, mi serve per tirare su di livello le armi. Molto interessante, me ne servono 3. Ok. Questo. Ok. Inizia a prendere forma questo gameplay, queste meccaniche. Temevo fosse un pochino più anonimo, invece pare avere qualcosa, mannaggia. Siamo saliti ancora di livello, continuiamo, anzi, quasi quasi farei solo vita. Miseria. Questo casino da dove viene? Da dentro.
Io l'ho già usata la pozione, sì. Questo chi è? Un mercante. Dark days these are, not the best of times to wander so far from one's home. What brings an outsider to destroy the dragon? Tis a fool's errand, especially in the wake of the woeful encounter between the king and the Cyclops. You may as well throw yourself upon your... our guardian, or so he was, till the king betrayed him. Now the Cyclops just sits and broods and plots revenge. He cares not for the Krell anymore. Too long a tale to tell. Suffice to say, the Cyclops wanted to marry the king's fairest daughter. But instead, thanks to the king, the daughter died. Now the king has gone mad. Hides his face from the world. Listen here, Paleskin. Those blasphemous priests took my most valuable piece and used it to build a false Cyclops. A weapon I would give to... Va bene, classicone, classicone, riporti al fabbro una roba che ha perso e ti dà delle... e ti dà qualcosa. Mi ricorda molto... Darksiders, non a caso gli autori sono gli stessi, quindi piccola autocitazione plausibilmente. Non posso darmi vita, quindi non saprei. Lui non sta molto bene. Decisamente no. Questa cosa cos'è? Prende vita? Sì. Porca miseria. Ma è un nemico normale o un mini boss? Cattivo. Quella è una porta... no. Sono messo veramente molto male. È difficile gestire più di un nemico insieme. Adesso senza quelli che sparano è abbastanza fattibile. Vediamo se riesco a fargli un parry. No. No, e non ci proverò più. No, sostanzialmente mi serve adesso ad aprire uno shortcut che mi permette di morire e rientrare. E rientrare più facilmente qui. Ecco, questo mi fa pensare invece ad altri piani. Ma qua si esce, però quello effettivamente potrebbe essere uno shortcut. Vediamo. Ok. Anche se non ricordo questo cancello. Dove sta? Oppure... ah, ok. Molto bene.
Molto bene, quindi sostanzialmente ora potrei morire e tornare qui con facilità. Va bene, per ora la chiudiamo qui. Questo era Kronos, direi che potremmo continuare degli episodi su questo gioco. Io lo chiuderei piacevolmente. Diteci se avete consigli su altri titoli che volete vedere giocati così, che proviamo a recuperarli, anche qualcosa di cui abbiamo già fatto la recensione. Altrimenti, dalla prossima volta io continuo questo. Continuate a seguirci, seguite il canale Twitch che per l'appunto sta seguendo Shodan, e alla prossima.